Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper. Hi everyone, welcome to our appointment with House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec House Flipper de la semaine. Nel frattempo andiamo a vedere cosa ci offre il mercato immobiliare. Allora, vediamo un po'. Casa di Marta e Sayer. In vendita una bella casa grande in una zona completamente remota. Una grande occasione per le persone che apprezzano la pace e la tranquillità, che vogliono riposare dai rumori della città e dalla compagnia delle persone. In questo luogo ci sono solo tu, la tua casa e la natura. Una casa abbandonata molti anni fa richiede una grande ristrutturazione, ma nelle mani giuste e premurose si trasformerà in una vera perla. Sconsigliamo comprare a persone che credono nelle superstizioni. Ah, allora, questo che credo di aver capito. So, this is a special mission. So, it say that in the description it's written that this is a kind of special home. So let's check and see what is. Vediamo un pochettino. Credo di aver capito. Ok. Sì, non ho paura di niente, perfetto. Allora, c'era. Allora, la prima cosa da fare è trovare ecco, questa bisogna risistemarla. We have to remove this before removing the malediction. E voilà. But we will check a special location, maybe. Let's check again. Allora, quindi menu principale. Se non ha salvato, vediamo. Allora, ah no, allora vediamo se. Aspetta, vai alla casa. Ok. Sì. Ok, quindi ha salvato, ok. Diciamo che conoscendo la soluzione ho già fatto quello che si deve fare. Il mio consiglio è di lasciare tutto com'era lì e gustarvi ovviamente lo spettacolo. I will suggest you to not remove the don't try to do what I have done before and you have to always check outside the house and remove. Ovviamente, come vi consiglio sempre,
importante rimuovere le erbacce. You have to do remove too and check if the garden is okay or not. Peccato, vi ho fatto perdere uno spettacolo. La prossima volta però cominciamo il lavoro più duro, ovvero quello di i Systemogos. Se mi sa che qua ci sono gli scarafuno. Eh sì, si sente, fa un certo senso. E qui sono da qualche parte qua. Peccato, vi ho fatto perdere la parte più divertente della di questa casa. Ahia. Questa sarebbe stata l'ideale, portarla durante il periodo di Halloween. Fantasmina. Fantasmina. Dobbiamo stare vicino vicino. La sala tortura. Nella tortura. Ah, questo non funziona. Aspetta, qua ci sta. Sì, i fusibili rotti qua, sicuramente. Sono il conte Dracula. Mi... Ah, però... Allora, qua... Una cassetta per... Allora, dobbiamo cercare una scatola con i fusibili. Ma questo è la misma. Allora, vediamo un po' cosa possiamo mettere. Dobbiamo individuare dove la scatola qui dei fusibili. Tempestosa. Boh, qua mi sa che ci sta. In me sento sempre quello strano rumore qua. Ma ho la vaga impressione che c'è qualcosa di rotto in questa strana casa qua. Eccole qua. Fa una certa impressione, voglio. Fa
fanno veramente una certa impressione. Non vorrei dirlo, ma più che periodo di Capodanno qua sembra più anzi la vigilia dell'ultimo dell'anno sembra molto più Halloween. Vediamo un po'. Ok, non si sente più niente. Questo dovrebbe essere una specie di casa degli orrori. Credo, eh. Allora, questo sta tutto fotografiato qua. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Ma questa non ha una cucina. Questa casa non ha una cucina, può essere mai. Aspetta, qua mi ricordo qualcosa vagamente. Sì, mi ricordo vagamente qualcosa qua. È una missione già passata. Allora, esploriamo prima la casa. Now I will first scout the house and check what we need to do. Non riesco a vedere dove sta. Mamma, qua c'è una ragnatela. Ecco qua. Boh, non ho capito, vabbè. Allora, andiamo un attimo qua, mi pare che la cucina non c'è. There is no kitchen. Eh sì, non c'è la cucina. Ma funziona, ma non funziona, ok. Mettiamone qualcun altro. Ora non so se è un bug, ma nel dubbio la tolgo. Mettiamone qualcun altro, anzi è costato pure bello caro, eh. Allora, lampade da soffitto. Mettiamo rosso qua. Ma allora questo è un bug. Maybe this is a bug. That's why. Nothing work is working. Oh la 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 la. Interruttore, eccolo qua. Wunderbar. Oh, qua funziona. Ma ho capito. Gli hanno uno bug. Mocca parocela. Allora qua mettiamo un altro lampione qui. Allora torniamo qua, eccolo qua, sempre, ecco, è tutta un'altra storia qua. Ok, sarebbe utile un pacco di piastrelle. Allora vediamo un po' qua sotto cosa si potrebbe fare. Allora, io direi qui intanto di
mettere qualche colore un po' più, come dire, vivace. Queste pareti così non mi piacciono. Andiamo un po' nel pavimento. Let's check the pavements. Pavimento. Allora, vediamo un po'. Pannelli, pietra, olmo, olmo, vediamo un po', olmo. Bello. Ok, let's check this one. Proviamo prima con questo qui. Non male. Not too bad. Allora, giallo soleggiato qua. Sole, ecco qua. Arancio, arancio. Yes. È bello esteticamente, ma diciamo che bisogna anche cercare allora io vi consiglio quando iniziate la missione per godervi anche dei colpi di scena di questa casa vi consiglio appunto di non andare subito subito a ripristinare la tomba nel giardino, ma piuttosto di entrare in casa e iniziare a procedere con i lavori. So I suggest you to not remove the tomb in the garden, but if you want to see special effects, you have to get inside the house and start working. Je vous conseille naturellement quand vous entrez, quand vous faites cette mission-là, pour voir ce que ça va passer donc avec des contenus spéciaux. Je vous conseille de ne pas mettre à place la tombe que vous avez vue dans le jardin, dans la première partie. De cette directe là et naturellement allez tout de suite dans la maison et commencer à faire un peu de travaux Mm-hmm.
Oh, una cosa che funziona. Bello questo. Elisa, carissima. Buon pomeriggio. Benvenuta, anzi bentornata. Facciamo un bel mitico su al Super Vips. Elisa. Elisa, allora, carissima, sei riuscita a risolvere il problema di Eurotruck qua? O sei ancora... è ancora tutto in sospeso qua. E noi, da come hai capito, insomma, facciamo il tifo per te. E allora qua dobbiamo, mi sa che l'unico modo per poter iniziare a divertirti su Eurotruck è di chiedere come regalo per il tuo compleanno o per la Befana un computer. Almeno così non avrai più limitazioni, almeno dal punto di vista dell'utilizzo, ecco, poi ovviamente. Però bisogna convincere il super ministro qua. Noi abbiamo lanciato l'hashtag per te. ETS for Elisa. Elisa. Ah, ok. Almeno così, diciamo, potrai svagarti un pochettino pure tu. Come si dice, quando il gatto non c'è i topi ballano, allora tu giustamente devi approfittare. Poi quando viene lui e dice ma sto computer è caldo, e tu dici no, quello in realtà il computer è andato a fare due passi, è andato a fare un po' di footing e si è accaldato. House Flipper, non so se lo conosci, comunque un altro di quei giochini all'apparenza non impegnativi, ma in realtà poi richiede parecchia fantasia. Infatti qua questa casa qui, purtroppo conoscendo già il tutto, ho praticamente anticipato i tempi. In realtà ci sarebbe stato un colpo di scena all'inizio, anzi sul finale, e quindi mi sono andato un po' sono andato direttamente al dunque. In questi giorni sto giocando con questo. Ah, ottimo. Ah, quindi lo conosci già apposta, e quindi è inutile che ti dica a che livello sei arrivata tu. Io qua so, mi sembra quasi, mi mancano 7-8 missioni qua, e hanno rilasciato pure la nuova DLC, che non è male, sai. Allora qua metterei subito TV a sospensione, amici ascoltatori, allegria, Poi qua mettiamo un bel camino. Ah, è perché Elisa, quando inizi le missioni qua, io ti consiglio sempre di andare nel giardino e estirpare le erbacce, altrimenti di fare i lavori nei giardini, altrimenti non ti sblocca le abilità e quindi pure gli attrezzi.
Ah, quindi ho capito, non hai ancora iniziato a fare le missioni. Allora quando è così, sì. Poi man mano ti ho detto il mio consiglio, e lo dico sempre all'inizio delle live qua quando porto House Flipper, è quello appunto di controllare sempre lo stato dei giardini, quindi se ci sono erbacce da rimuovere, tutte queste cose qua, rimuoverle a mano sempre, e poi dopo utilizza come si chiama, il trimmer, come lo chiama qua. Aspetta, il trimmer, ah, qua non me lo fa vedere perché sto qua. Ah, ok. Oh, perché in realtà, ah, quindi è spostato l'ufficio. Che l'ufficio ce l'ho ancora in quella catapecchia, cioè in quella casettina piccolina là. Ah, ecco. Eh no, in realtà c'è ancora quello. Allora, mo mi viene un bel dubbio, sai? Qua mio, che dici, Elisa? Se ci metto un bel divano ad angolo qua così. Guardano là e guardano pure là. Allora, però mo la fiamma ci posso mettere. Due piante, sì. Allora c'è la yucca. Yucca, ecco qua. X, questa qua mai messa. Tu dici. Queste poi. E ora ti faccio vedere una finezza. Signore e signori, allegria! Mettiamo qua un divano a due. Aspetta, vediamo un po'. Divano. Forse hai ragione, sai. Io vorrei mettere un divano a due posti però, perché questo mi sembra un po' scarno. No, mi sembra un po', non lo so, divano chiara. Allora, vediamo quanto è grande questo. Oh, giusto giusto. Allora, rosa, manto erboso, caffè marrone, caruccio, azzurro chiaro. Elisa, allora, sono indeciso su tre colori, visto che questo è il divano che ci va abbastanza bene. Prendiamo lampone, azzurro chiaro, oppure erboso, lo mettiamo qua avanti e poi mettiamo un tavolino per caffè. Lo mettiamo accostato alla parete. Erboso, infatti, perché col giallo soleggiato qua. Poi ho messo anche nel parquet olmo cinese qua. È la prima volta che l'ho trovato. Occappa. Quelli mo House Flipper, non so se lo sanno, hanno fatto un sacco di aggiornamenti. Un attimo con la DLC Luxury là. Hanno fatto una bella cosa. Vediamo un po' se riesco a metterlo qua questo. È vero che è un po' risicato lo spazio. Se questo lo porto leggermente più indietro. C'hanno lo spazio per entrare. Là c'è lo spara, il paraschizzi, spara paraschicci, quindi. Nemmeno io ho preso il DLC nuovo. Ho preso invece quello là del giardino, queste cose qua. E quindi non ancora, perché devo ancora terminare tutta la serie qua. Allora, tavolo e caffè mi pare. Tavolino da caffè.
Questo. Ah, questo è quello col piano di legno. Però non è che mi piace tanto. Eh sì, io il gioco l'ho acquistato penso un annetto dopo che è uscito. Ed effettivamente aveva poche cose. Poi pian piano hanno fatto un sacco di cose. Ora ti permettono anche di mettere le finestre nei punti dove prima non te le poteva far mettere, tutte queste cose qua. Hanno fatto un ottimo lavoro. Allora, Elisa, che dici? Prendiamo tavolino questo qui classico da caffè, oppure questo qui col vetro. A te la parola. Vetro classico. Questo è il vetro più bellino. Olmo, questo è olmo faccio. Olmo, 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 ci sta, olmo americano. OK, l'abbiamo presa anche con il color olmo. Qual è il olmo? Eccolo qua. Esatto, sì. Ma quasi quasi mette pure un bel tappeto a terra. Sperando sempre che il parascheggia funzioni. Eh sì, effettivamente è grandicello. Però aspetta, però cambiamogli orientamento, ecco. Se metterlo così. Ingombra di meno. Tappeto. Il capso utilizzato. Esattamente. Tende di leone. Verde. Oppla, giriamo così. E speriamo che non ci siano mai schizzi qua. Allora, mo qua gli metterei un bel pianoforte a coda. Eccolo qua. Nero, bianco, no, marrone, sì, classico. Effettivamente sì, non hanno ancora. Ci sono tante cose, però diciamo che negli ultimi anni lo hanno un pochettino più. Lo stanno aggiornando un po' più in maniera più assidua, perché fino a qualche anno fa, prima delle DLC, c'era poco. Per cui bisogna avere un po' di pazienza. Olmo americano, ecco qua. Abbiamo messo uno sgabello in alternativa alla panca per il piano. Prenderei pure qualche chitarra. Ecco qua. Oltre ovviamente a un bel poster. Passerotto, non andare via. Poster di Claudio Baglioni. Ogni tanto qua ce la cantiamo e ce la suoniamo. Enorme questo. Oh, qua quasi quasi lo mettere qua vicino. Anzi, qua lo metto così qualcuno che. Fammi un attimo una cosa. Oh, questa è grandezza naturale.
Ottimo, almeno qualcuno, se vogliamo mandarlo fuori di testa, gli diciamo sempre: senti, vai ad aprire la porta dove sta la chitarra appesa. Decorazioni. Ah, è vero, sì. Ora mi stavo scordando. Orologi. Questo di Gotham City. Batman. Batman. Ancora. Mo' qua mi metterò un altro divano e quindi se sta ancora quello là. Eccolo qua. Manto erboso. Forse è meglio prendere un altro più grande. Che dici, Elisa? Prendiamo un altro divano, questo che abbiamo preso prima, oppure ne prendiamo uno un po' più grande? Perché effettivamente qua ho notato che ci sta un po' più di spazio. Ok, vediamo Mia cosa ci dà. Un divano chiaro, allora, erboso. Aspetta i cuscini. Allora, questi i cuscini. Vorrei cambiare beige. Beige mi sembra che si avvicina un po' di più al colore del parquet. Sembra un po' più fieno, parafrasando farming. Un bel tappeto grosso grosso qua. Qua però mettiamo il persiano. Persiano stretto. Bello grosso. Qua però è ancora un po' spoglio sta stanza. Allora, foto, vediamo un po' cosa ci dà. Oh, orsacchiotten. Oh, Elisa, orsacchiotten o gattino qua? Orsacchiotten. Ok, allora facciamo così, mettiamo, se abbiamo spazio, questo mettiamo qua, ya, wunderbar, e poi mettiamo anche quello dei rimucil, come si dice a Napoli, i gattini, piccolini, piccolini, gattine, ya, dobbiamo stare vicino, vicino, eccole qua, i mucilli. Mucillo, mucillo. Oh, questo addirittura è a colori. E sulla foto del gattone che si sta leccando le zampatelle ci mettiamo una bella lampadina, la solita, diciamo così. Stanno facendo miau miau quei due gattini. Sta. Eccola qua, voilà. Mettiamo una qua, ecco, e un'altra qua. Qua lo vedo ancora un po' spoglio. Qua ci metto una bella libreria bassa. Dove sta? Aspetta, ci stanno. Quasi quasi mettere una di queste. Un po' vintage,
erboso, ecco qua, olmo americano, olmo, è proprio il olmo. Aspetta, ma dove sta la presa però? No, mettiamolo qua a fianco. Elisa sì, Elisa no. Non mi piace. Un meharba ha fatto. Sì, per forza Mimma qua. Ecco qua. È quello perché poi ci sono certi acquirenti che sono un po' più così, esigenti, allora almeno così loro possono anche appoggiarci qualcosa quassù. Ok, allora qua ho messo il biocamino, qua metterei un altro biocamino. Sì, si può fare. Effettivamente c'hai ragione. Grande Eliza. Mettiamo un bel mazzo di rose. Oh, effettivamente non hai tutti i torti. E due. Ok, poi vediamo un po' cosa ci sta qua. Io gli metterei quasi quasi il forno. Vediamo se è quello là, forno. Eccolo qua, forno a legna. Creiamo un altro angolo riscaldato. Così risparmiamo anche di andare ad installare i termosifoni. Quindi olmo, i dettagli dorato si vedono di più. Ah, qua manca un tavolo però. Giusto, non ci avevo pensato. Un bel tavolone per fare una bella tavolata per domani. Allora, vediamo un po'. C'era un tipo di tavolo che non ho mai usato. Vediamo se lo trovo. Bello sto vetro, questo col vetro, questo è acciaio, legno bianco e vetro. Allora ci sta questo e poi ci sta questo qua. Elisa, allora, fra il tavolo, questo qui di vetro, ovviamente base è ovviamente quella. Tavolino col vetro oppure tavolo questo qui, anche se c'ha quel disegnino che è bellino, però no, non mi convince. Quale dei due? Quello vetro oppure quello lì con il disegnino? Oh, Roger, oh. Non ne avevo dubbi. KK. Allora, lega questo come si vede? Va bene così. Passiamo un po' più in qua. Ecco qua. Allora, che marca è questa? Elysium. Oh, si chiama. Ma guarda un po', Elysium, Eliza. Ora ho capito. Elysium. Vediamo che fa. Ah, solo tavolo fa. Oh, KK. Ora ho capito perché ti piaceva quel tavolino là.
qua mo ci vuole qualcosa di diverso. No. Sedia da bar. Elisa, non devo accorgere. Senti, diciamo così, sedia classica o sedia da bar? Poi vediamo quale scegliere poi. Certo, ovviamente anche voi altri potete decidere. Quindi sedia da bar, quindi vai più per il classico. Ok, se ho ben capito. Quindi, essendo quella in vetro, ci vorrebbe qualcosa di particolare. Che se no, allora sto pensando questa qua. Vedi che penso più questa qui perché ha lo stile un po' più sottile. Rover, c'entra, no, no c'è. È da giardino? No, mi sembra di no. Tu dici che sei da giardino, ma questo? Hai ragione, sì. Aspetta, aspetta, allora. Eh sì, giusto, giusto, sì. Questo modo la maggior parte sono. Ah, che sono sedie che non ho mai visto. Eh sì, questo è tutto per il giardino, era giù. Ma è perfettamente ragione. Andiamo un po'. Oh, ci sono queste ombre che non sono niente male. Però ci stanno pure queste qua, vedi? Purtroppo no, questo qua lo devi scorrere. Erboso, volendo. Ok, che dici questa allora? Perché sembra un bocciolo di rose qua. Ok, allora ne mettiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Anzi, ne prendo una extra eventualmente. Dovessero decidere di fare una riunione. Questa metto un po' più così. Saranno un po' più strettini però. Vediamo un po'. Ui, carissimo Black Dog, buon pomeriggio a te. Come stai? Ben ritrovato. E qui con noi abbiamo l'onore e il privilegio di avere la Eliza. In questo momento ci stiamo un po'. Ci stiamo. Io almeno mi sto improvvisando un po'. Così. Ma ho messo giusto. Mi sa di no. E poi fatemi vedere cosa stai. Ah, vabbè, stai tranquilla che è tutto a posto. Ne sono certo. Resistiamo. Il Black Dog. Un nome, una garanzia. Ah, ehi, senza voler. Ah, non. Meno male, eh. Almeno stai anche più tranquillo. Allora, mettiamo sto Luxury Flipper, Quartz Flipper. È sempre una cosa buona quando le cose vanno bene.
Vancouver. Mi riempiamo un po' sta parete qua che è un po' spoglia. Però qua ci metto due puff qua. Che è un angolo troppo spoglio. Lisa, non sei l'unica, non siete gli unici. Diciamo che questo è un periodo che è un po' così. Si è diventati un pochettino diffidenti. Però ciò nonostante bisogna comunque resistere e andare avanti. Tappeto. Si è fortunati da questo punto di vista, eh. È sempre meglio che si scansa, caro Black Dog. Meglio che si va a fare un giretto, cioè che va proprio da un'altra parte dove non c'è proprio nessuno. Dove veramente non ci sta nessuno, perché veramente nessuno lo deve incontrare. Deve andare a farsi un giro da qualche altra parte. Ah no, siete d'accordo con me? Quasi quasi per una cucina la metterò qua sotto. Che ne dite? Un piano cottura con un fornetto. Quasi quasi. Bene che non ci possono dormire, però. Può tornare sempre utile. 3 metri. 3 metri. Questa qua. Vediamo se ci entra. Forse ci va. La prenderei più corta, sì. Pupazzo di neve. Eh sì, ma quel Black che sta discorso. Mo finché sta situazione non si va a fare un giretto e sparisce dalla faccia della terra qua. Siamo un po' tutti quanti preoccupati. Cioè sì, ci sentiamo magari anche più stressati. Elisa, sai perché ho messo questa più corta? Perché andava a finire troppo sotto la scala. E poi qua ci devo mettere pure il frigorifero e quindi sono proprio al limite. E devo prendere quello lì molto sottile. Pupazzo di neve. E infatti, pupazzo di neve, visto? Stesse. Pupazzo. Anche quello, sì. C'è ancora da aspettare un bel po'. Cioè, un bel po' c'è stata da aspettare sto periodo qua. Oh, Elisa, scusami, devi. Se metti più di 5 caratteri il bot ti viene un po' ad inibire. Grigio scuro, non mi piace. Elisa, che dici? Mettiamo. Il colore base mettiamo sta rosa che almeno alla luce esteticamente non è matto, nel senso come il colore grigio classico non mi piace proprio. Che dite? OK. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Però vicino a sto fornello non mi piace. Manco là vicino. Ma noi ce lo mettiamo lo stesso qua. No, quasi quasi cambiare proprio posto. Mettere a fianco alla credenza qua. Mettiamo la macchina per fare il caffè. Caffettiera.
Eccola qua, voglio. Non ci facciamo mancare nulla qua. Esattamente. Caffè patacca, il caffè che spacca. Come dice il famoso spot di un canale strano. Pensile, pensile, pensile. 3 metri. Ci dovrebbe essere qualcosa. Pupazzo di neve. 2 metri, ecco qua. Abbiamo, senza volerlo, abbiamo messo allestita una cucina qua giù. E si aprono pure. Un tappetino qua a terra. Se cade l'acqua, glielo mettiamo. Quando è grande questo? Che ne dite? Ops! Sono salita con i piedi sul tavolo. Boh, ma me ne restano ancora altri sopra. Mo mettiamo un altro pazzo di rose qua, che sono i miei fiori preferiti. Allora, mettiamo le rose rosa, visto che no, rosa bianca così. Come le fa sembrare brutto? No, rosso, rosso assolutamente. Oh via, tutto sommato. Mi sembra caruccio. Abbiamo creato uno spazio qua. Questi che si guardano la televisione di qua. Questi che c'hanno la cucina. Ok, adesso andiamo sopra e vediamo un po' quello che ci porta. Ah, mamma mia, mamma mia, quasi devono cambiare le porte. Che stanno rovinate. Queste stanno rovinate. Oppo bac. Iniziamo da qua. Vabbè, qua facciamo una. Allora, giù ho utilizzato. Ma sono che. Ah, sì, io saluto. Teoricamente no. Però ovviamente se scrivi sì, perché diranno "Ma tu sei stato oggi ti sei stavi qua e non hai scritto, invece se fai l'accesso, diciamo, così puoi anche farlo, ovviamente. Però poi diciamo che non è la Liza. Allora, mi pare che giallo, mi sa. Qua l'ho messo giù. Queste arance, mi sa. Ok, mettiamo giallo. Ah sì, allora io posso dirti per la mia esperienza quando ho iniziato. No, ma questo sta giù, no. Giallo ci vuole. Questo è giallo, allora arancione. Ti dicevo che quando ho iniziato la campagna, quella lì, come si chiama quella lì, quindi diciamo la mappa francese, all'inizio sai il mezzo più economico tu lo prendi e dici vabbè tanto l'uno vale l'altro, e allora dici boh, però poi ti rendi conto che non è proprio così e ho riscontrato diversi problemi più che altro per l'aderenza sul campo,
era bassissima. E poi, per esempio, quando caricavo, il peso del carico era eccessivo, non riusciva nemmeno a muoversi a bordo strada. E allora poi dopo ho detto no, l'ho venduto subito, nemmeno 5 minuti di utilizzo. Anzi, in realtà ci ho fatto giusto giusto una consegna, poi dopo l'ho rivenduto perché ho visto che non tanto era non era particolarmente reattivo e quindi alla fine l'ho venduto, infatti poi l'ho ritrovato nel mercatino dell'usato, ma non l'ho preso e infatti poi ho dovuto prendere il Mana. Beh, quello ormai è un classico. Quello c'era anche il Tatra, mi pare che si chiamasse, quello lì russo, quello pure è bello. Infatti non vedo l'ora che esca perché quello lì veramente è stato qualcosa di incredibile. Sta cambiando pure faccia sta stanza. Elisa, hai visto? Sta cambiando faccia qua. Invece del classico bianco, del grigio. Nell'ultimo periodo sto apprezzando veramente tantissimo sto giallo soleggiato. Che poi devi vedere quando la luce solare va a battere e va a riflettersi su questa vernice. Devi vedere anche l'effetto bello che fa, eh. L'ho provato, infatti questo colore qui è quello che ho messo nell'ufficio barra casa, insomma, dove c'ho tutto quello che è, insomma, la sede principale. Ha cambiato totalmente faccia, vedi? Mo' devo piazzare ancora qualche punto di luce qua dietro perché è un po' troppo spinto. Elisa dagli occhi blu. Oh capparocero, siamo quasi. Non facci caso, Elisa, qua ogni tanto sono un po' canderino qua. Bisogna riscaldare la voce. Impressione qua sto di vincere il piano di sotto. No, ma apposta. Ok, allora qua diciamo che per il momento. Allora, qua mo ci vogliono le porte, ovviamente. Certo. Allora, come scorrivo? Eccole qua. Marrone scuro. Chat, prendiamo la finestra scorrevole, porte scorrevole. Prendiamo quella con la griglia oppure quella lì classica. Poi dopo facciamo per esclusione. Vediamo le altre cose da prendere. Votate, votate, votate. Votate, votate, votate. Grigio, ok. Black, tu che dici? Griglia chiaro, ok, quindi tu dici bianco. C'è bianco qua. Black.
Ok, quindi griglia per tutte e due? Oh. Mi date conferma? È la vostra risposta definitiva? La compriamo? Trum. Ehi Amos, mettiamo una bella porta. Toh, che class! E quindi me la metto pure di qua. Non fare capricci, su, da bravo. Ma l'ho messa storta. Sì, l'ho messa storta. Dovevo girarla al contrario. Ecco qua così. Mo sta la fine del monte. Allora, qua mi pare che perfetto, ci sta tutto. Qua mo ci mettiamo TV, questo qua io direi, anzi questo lo porto in cantina quasi quasi. Nell'angolo vintage qua. Affianco al pianoforte. Allora, appoggiamo un attimo questo qua. Yes, Liza. Eliza. Sta spray italiano. Arriva today. Questi Eliza, devi sapere che erano i televisori di una volta. Avevano, c'era l'opportunità che per farli funzionare bastava dargli un colpo su e quelli funzionavano. E là, sai, io penso che ora che ore sono, penso che fino alle 17:30 più o meno sto in lì, vesti il tempo di finirmi questa casa. Allora qua mettiamo stesso parquet. Allora, com'era? Olmo, eccolo qua, cambia proprio faccia. Non se ne vedeva proprio di vedere quel colore scuro. Io praticamente questi televisori qua, se non funzionava bastava dargli un colpettino secco sopra e funzionava. Sei un po' fiacca oggi, allora Eliza, Eliza. Sta Spring Italian. Arriva today. Eliza, un nome, una garanzia, yao. Allora, qua mo mi metto l'angolo cottura. E beh, lo metto giù, non lo metto in coppa. Eccolo qua. Però stavolta mettiamo altro. Allora, pupazzo di neve. Io direi di mettere questa bianca. No, manco mi piace. Sì, ah, vabbè. Allora se non sei ispirata o le cose non ti senti di farle, non le fa. Non le fa. Devi farle perché ti senti di farle e poi soprattutto ti senti carica e pronta per fare
fare tutto quello che devi fare. Che ho fatto? Ho preso l'incrocio di due cucine qua. Pupazzo di neve. Allora, ecco il mobiletto qua. Io per esempio pure la stessa cosa, se non mi sento, se so che non posso stare il 100%, non prendo impegni. Quindi ti capisco bene, perciò ti dico, alla fine, se non te la senti, dici, non me la senti, non mi dite niente, non mo sento. Angolo, pupazzo di neve, isola chiara, pupazzo di neve. Allora vediamo un po'. Angolo, eccolo qua. 100 angolo di neve, 60 centimetri. E infatti, no, ma appunto ha ragione Black. Cioè, ti ho detto, se te la senti, fai, se non... se lo vuoi fare, se non lo vuoi fare, non farlo. Il problema non è tu, ma è il problema di chi non capisce che hai esigenze e che sei prima, magari prima di essere uno streamer, per qualsiasi altra cosa, sei una persona. Quindi hai bisogno di recuperare le energie. Questa mi sa che è troppo strettissima. Quando è 60 cm? No, allora non va bene. 60 centimetri. Ecco qua. Forse è questo. Siamo questo 60 centimetri, quella era buona. Oppla. Dove è finito? Ah, sta qua. Non ti ho detto, non li... se non hai le energie per fare le cose per bene, non le fare. Questo è il mio consiglio, a prescindere qualsiasi cosa tu debba fare. Se non sei nelle condizioni di farlo al 100%, dico sempre inutile. Ottimo, Black. Abbiamo organizzato anche un po' meglio la serie dei multiplayer. Soprattutto per il crossplay. Ho trovato un po' di cose buone. Allora, che impressione che devo comprare questi qua, 3, 4 e 5. Questo devo vendere. Eh sì, mi sono andato a rivedere un po' la farm là. Ho fatto, infatti, stamattina off camera, offline, ho fatto un po' di missioni. Quelle lì, irrorazione, fertilizzazione, quelle là, con il macchinario a liquido là. E ho recuperato un po' di spese. Io direi che bastano. Oh, ha ragione. Eccolo, ci ho proprio fatto caso. Che quello quando mi esce la riga verde. Ecco qua, grande. Oppala, non c'è male. Un tavolino più piccolino lo mettiamo qua. E quasi quasi prenderei. Aspetta, tavolino, tavolo, tavolo. Dove sta? Tavolo.
tavolo per sala da pranzo. Anche se è piccolo, no, così non mi piace. Lasciare così. Anche se è piccolino, però 3 persone. Meno male che se che meno male che, a parte gli scherzi, che c'è qualcuno che l'ha notato, perché poi sa cosa succede. Che adesso, per esempio, sto concentrato mentre leggo la chat, tutte queste cose qua. Poi dopo, quando alla fine del game ti fa vedere, ti fa il riepilogo, no? Allora, mentre ti fa vedere la foto così, alla fine dici: oh, cacchio, mi sono scordato di sistemare là. Dici, ma quando ormai è troppo tardi, cioè, magari hai pure venduto la casa, cose, e non puoi più recuperare. Infatti mi capita anche altre volte che mi sono reso conto di aver tralasciato alcuni dettagli. Sedia, ok, sedia, quindi qua Elisa, prendo che qua, penso che qua possiamo prendere pure quelle, ma ci vediamo le sedie. Sedia, allora giù abbiamo preso questa qua, questa Umbri. Che ne dite di prendere questa qua, sedia contessa qua? Vediamo un po' come sta qua vicino. No, non so, poveri, no, da bambino. Che dite, la prendiamo? Se dite voi che la prende, si possono prendere, prendo. Che dite? Tanto mica è una cosa, sai, che fa paura. Dite. Vampiro o non vampiro? Ok, lì si dice che non va bene. No buono, no buono. Quindi vediamo un po'. Infatti sì, credo proprio di Utaulil. Quindi prendiamo contessa. Vediamo cosa c'è. Oh, c'è proprio il tavolo rettangolare contessa. Che dite? Lo prendiamo? Questo si può fare qualcosa di mezzo caratteristico. Allora, vediamo un po' qualche altro tavolo. Umbri. Vediamo come sta nella stanza. Potrebbe anche... Che si può mettere anche così, volendo. Che dite? Ok, allora la nostra interior designer. Dunque, vediamo un po'. Allora, Elisa, che dici? Lo prendiamo o lo cambiamo? Tanto questo com'è che si chiama qua? Umbri. Ma le sedie? Ok, allora prendiamo il verde qua o prendiamo questo qui chiaro normale, che dici? Questo è il chiaro, no, aspetta, forse si può fare erboso, però il divano è azzurro, vedi, se riesci a dare un'occhiatina, mi pare che... E cerchiamo qualche altro tavolo, allora, vediamo un po'. Cerchiamo un tavolo migliore. Tosby. Oh, questo con il vetro? Com'è? Tipo quello giù. Che c'aveva il nome... Elisa. Che dici? Vediamo se c'è qualche altra cosa.
da lontano. Ah, ok. Allora facciamo così, vediamo un po'. Fra tavolo lontano, che se questo è un po' più, forse se più da giardino. Sì, è verde. Ah, ecco perché Lisa mi ha detto quelle da giardino prima. Hai capito? Hai visto la striscia verde? Brava Eliza. Eliza. E là c'è Eliza. Adesso è questo qui. E mo ci ho fatto caso. Anni a giocare The Sims. Che dice Eliza? Vediamo un po' col verde. Il vetro verde come quello giù. Che è effettivamente verde. Oh cappa. Eliza, Eliza. Però aspetta, se l'ho messo un po' troppo in mezzo alla casa. Se mettessi così. No. Infatti, diciamo che si nota malappena. Non è chiaro, chiaro, chiaro. Ma sì, effettivamente è un verde un po' anacquato. Allora qua mi sa che ci dobbiamo mettere delle sedie normali, insomma quelle standard della bisnonna. È una maschera che cambia espressione. Hai notato pure tu che prima c'aveva gli occhi chiusi, poi all'improvviso. Che devo fare? La devo togliere o la lascio? Ah, non ci ha fatto caso. Non l'hai visto prima mentre stavo smanettando con il tavolo che aveva chiuso gli occhi? La lascio o la tolgo? Togliamo. La tolgo allora. Mettiamo i gattini. Eccola qua. Anzi, il gattino, vediamo se ci entra qua. Qua mettiamo la TV a sospensione. Eccola qua. Un po' troppo vicino. Ok, mo mancano solo le sedie qua. Beh, giustamente piacciono a te i gattini. Allora, sedia. Allora, qua bisognerebbe andare un po' più. Questo come ci sta? Nice, che cosa ne pensi di questa sedia? Dici, mo dici, fa letteralmente pena. Oh, meow, meow, meow. Là ci salgono i gatti su queste sedie. Che ne dici? Vediamo se riesco a cambiare il colore qua, limite. Quello che era, mi pare caffè marrone, no. Vediamo qualche altra sedia allora. Abbiamo detto contessa l'avete scartata, giusto se non ricordo male. Allora, come si chiama sto tavolo? Vediamo se c'è qualcosa. Torsby. Quella contessa, ok. Qua c'è tutta la serie contessa. Chiara contessa, questa qui senza i braccioli, Chiara. Questa qui con i braccioli o senza.
Sinceramente, mi arba un po' di più codesta qui. Cedro, pare che si avvicina a quel colore là. Magari è orma americano. Si può schiarire. Bianca pensa che. Okappa. Verde, il colore del cuscino qua, questo è sempre erboso. Aspetta, però qua ci abbiamo. Facciamo così, azzurro come il colore del divano o erboso? Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, il lungo per me vede. È la prima volta che mi siedo. Oh, cappa, dai, tutto sommato. Allora, qua però ci vuole un bel tappetino qua a terra. Ora prendiamo il solito persiano. Però stavolta prendo questo ampio. Questo mi piace un po' di più. Questo è troppo. Vediamo come sta. Più grande deve essere. Vediamo L. Enorme, però questo se lo metto così. Non malaccio. Allora qua, qua manca il frigorifero qua. Frigorifico. Eccolo qua, pupazzo di neve. Allora, quello è bianco, ma bianco, bianco base. Supporto dorato. Dorato no, troppo kitsch. Hai ragione. Cambiamo il divano. Hai perfettamente ragione. Là c'è la porta, quindi per forza lineare, sì. Oh, eccolo qua. Questo è l'angolo sì, con me. Vediamo se ci sta a testa. Divano da magma. Magna. Allora. Questo mi sa che però non sta proprio bene bene qua, eh. No, assolutamente. Sta proprio male. Divano. Lisa, Lisa, mettiamo il divano tipo quello giù, ma con azzurro chiaro, che lo spazio più o meno non ce n'è tantissimo. È accettabile oppure vediamo qualche altra cosa allora. Divano, quindi ci sta questo. Un classico, diciamo un po' più moderno, Lisa. Ok, allora andiamo un po'. Questo qua non c'è l'azzurro. Allora, classico, diciamo classico moderno anni 70. Questo mi pare che è l'orma americano. Questo si avvicina un po' più all'abbinamento delle sedie. Che dici?
Lo prendiamo? Aspetta, adesso come si chiamano? Contessa, mi pare. Vediamo Contessa cosa dice. Se c'è il divano. No, solo sedie c'ha. Siccome è detto carino, non è convincente. Questo lo vedo ingombrante. Non c'è nulla di azzurro. Diciamo che i gusti delle donne sono sempre un po' più sopraffini. Questo è un po' troppo classico, un super classico. Un super classico. C'è Olma americana, non ce l'ha. Amareno, legno grigio. Elisa, quello di prima o questo qua? Cioè quello là che abbiamo visto prima, ve lo faccio vedere. Allora, vediamo un po' se sta ancora in memoria. Allora, diciamo questo qui. Ok, quindi 1, 2, Olma americana, perfetto. Eliza ha detto sì. Ta 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 ta. Manca il frigorifero. Eh sì, effettivamente. Poi questo è anche più compatto. Allora, frigorifero, pupazzo di neve. Mi direi di prenderlo rosastro, così non si vede un granché. Dorato. Oh, dorato. Questo rosa però è bellino, eh. Sembra molto più dorato che rosa. Ok, adesso continuiamo. Iniziamo a mettere porte. Allora, porta interno, porta. Oh, ci sono anche le decorazioni, però. Allora. Questo mal devo sostituire tutte le porte, quindi. Porta interno. Porta da bagno, porta d'ingresso, porta interna. Allora, vediamo un po'. La prendiamo classica completamente di legno oppure la prendiamo con i vetri. Poi le cambiamo tutte le porte, quindi basta prenderne una. Ok, allora, mo qua ce ne sono. Ci sono tre tipi qua. La bianca, questa mogano che mi carba un po' di più, o marrone. Quale? Bianca. Mogano. O marrone. I tavoli che mi piacciono. Ok, quindi standard, ok. Allora, vediamo questa come sta così. Non Ok, quindi mo ci facciamo tutto il giro qua. E c'è il bianco però. Ah, ma qua la porta è bianca però. Ora che ci ha fatto caso. Mo le cambio questa qua. Mo cambio la porta d'ingresso. Intanto quelle.
È l'ingresso posteriore, quindi non è un problema, quindi mo. Ah, ho capito. Al limite è un po'. È perché ha già scelto, allora. Vabbè, tanto quella sta là a dire, quindi non è che si vede. Qua ovviamente mettiamo. Diciamo così, la porta d'ingresso. Mettiamo la porta d'ingresso, dai. Che dite? Con l'addobbo natalizio qua. Abbiamo messo una porta bianca, anche se non è la porta. Vediamo un po'. Ah, e qua ancora devo finire i lavori nel giardino, faccio la miseria. Allora, diciamo che tutto sommato qua. Ci sta. Poi eventualmente ridiamo un'occhiata. Allora, mo qua sopra io qua farei un bianco classico qua. Aspetta un momento, mi sto scordando il bagno qua. Cacchio. Ma qua. Allora, qua mi sa che bisogna. Vasca, ok. Ah, ho capito. Io qua quasi quasi darei una bella verniciata. Allora, pareti, pitture. Verde fiocco o rosso? Ho capito. Colorape. Allora facciamo così. Nel bagno mettiamo piastrelle o le pareti. Le pitturiamo. Piastrelle, poi c'erano un paio che tipo queste qui, per esempio, oppure verde, no, non sta. Vediamo un po' com'è qua. Che dite? Sembra già sta per cambiare faccia qua. Proviamo a fare questa parete qua. No, ovviamente tutte le pareti. O vuoi fare una parete tipo qua dove c'è la vasca con queste e poi il resto pittura? Che effettivamente la Elisa ha fatto una domanda molto intelligente, effettivamente si può fare anche quindi mettiamo solo quella parete lì con le piastrelle e poi il resto magari un colore bianco, che dite? Che il bianco qua più o meno è un bagno, quindi. Oppure vogliamo farlo stravagante, lo facciamo color rape, ma ora vi faccio vedere qual è. Allora, giallo ape,
Dov'è colorato? Eccolo qua, mo vi faccio vedere. Vi faccio vedere. Facciamo a due. Facciamo tutta sta parete. Poi ovviamente andiamo a mettere anche, penso, forse pure il parquet non sta bene. Che dite? Tutte secondo me viene troppo giù. Ok, questo l'ho letto prima. Che dite? Proviamo a fare pure qua. Più o meno. Che ne dite? O vogliamo mettere il bianco invece di utilizzare questo giallino? Anche se sto giallino, però tutto sommato non è malaccio. Nel frattempo continuo, così vedo magari meglio pure. Allora, ultimata com'è? Però un parquet in un bagno non si può vedere. Eh no. Mo quasi quasi. È bello però in un bagno. Non so quanto possa essere realistico. Allora, se io adesso vediamo un po', facciamo un attimo un esperimento. Mo se io prendo le piastrelle, quelle là. Eccole qua, facciamo una prova, vediamo com'è. Sembra dare l'impressione che sia come tipo una cascata. Allora, vasca. La vasca purtroppo ci sono, vediamo se ci va questa. Arca. Vediamo se questa ci va. Marmo. No, non ci fa questo. No, allora per forza quell'altra là. Eh sì, per forza questo. Allora, questi l'appoggerei. Allora, vediamo un po' lavandino, questa è da cucina. Oh, questo è interessante. Ratano.
Più chiaro. Populus. Allora, vediamo un po'. Amareno è quello che solitamente prediligo come colore. Poi Populus. Allora, quasi quasi vi faccio vedere un po' questi colori qua e ditemi voi qual è che secondo voi devo mettere per il lavandino. Quindi, sapele. Sapele le cose bene. Poi, tic o teac. Populus lo vedo un po' troppo chiaro. Rovere. Faggio. Acero d'argento non mi alpa tanto. Amareno, questo è quello che utilizzo molto spesso. Poi ONG. Colmo americano. Legno bianco un po' così, legno nero, cedro, legno grigio, il secondo, ok. Elisa, tu cosa ci consigli? Black Dog ha detto il secondo, quindi tic o teac. Tu che cosa dici? Secondo oppure olmo americano, quindi olmo americano sarebbe questo. Elisa, possiamo fare una cosa? Visto che comunque a te, diciamo, mi sono fatto consigliare un po' più spesso, che dici? Facciamo scegliere a Tic, scusami, al Black Dog o il Black Dog? Dimmi un po' tu. Cediamo la parola alla mitica Elisa? Ok, allora vai per olmo americano. Applausi! È un bagnetto che lo spazio non è proprio tantissimo, per cui diciamo che bisogna adattare un po' il tutto. Voilà. Non male. Mo mettiamo il VC. Lo mettiamo compatto perché lo spazio è poco. Allora, questo mi pare che c'ha. Esatto. Un classico. Questo c'ha due. Ah, questo mi sa che fa anche altro. Oh. Mi rendo conto che non è proprio in massimo, però qua ci vuole uno specchio intanto. Mitica Eliza, Eli dopo Elisa, Eliza Minetti. Pa 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 sa sprenitalium. Arriva today. Allora, olmo americano, eccolo qua. Voilà. Questo non mi piace. Mo la vin e ci metto i miei faretti ambadalogeno. Eccola qua, questi ci vogliono.
ne mettiamo uno qua, uno lo mettiamo voi e uno qui, vediamo un po'. Voglio mettere, abbiamo detto, asciugamani, allora impianto, allora radiatore, impianto sta qua, ecco. Eccolo qua. Qui Cayman carissimo, buon pomeriggio a te, ben ritrovato. How are you my friend Cayman? Com'è andato oggi a proposito? E poi ho lasciato la tua partita, insomma, che stavi bello in molto impegnato in multiplayer, oramai anche io inizio ad andare sempre in multiplayer, ma soprattutto per il fatto che si può anche giocare in crossplay, è un'ottima cosa. Vabbè, visto che c'è Liza, mettiamo un'altra foto di un gattino, gatti, i mucilla, uè, gatto, ho detto gatto, ah, questo è il libro. Gatto nella notte, ah, 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 ah. Sono il tuo incubo peggiore, ah, ah, ah. Allora, Wunderbare, mo qua devo cambiare le porte pure qua, ovviamente. Allora qua poi lasciamo la cabina armadio, ma questo coniglietto qua non vi dico nulla, ma era molto molto pericoloso. Allora porte, beh, giustamente anche scritto porte, ma non vado a vedere là dove sta, arosta anta per guardaroba. Ok, allora questo quasi quasi lo andrò a mettere subito di qua, così ci abbiamo il guardaroba. Dove? Eccolo qua, questo è dubbio. E dicono che c'è un problema. Ah, ecco! Ma infatti avevo notato pure io un problema tecnico, e fra l'altro. Sì, in effetti nell'ultimo periodo Cayman stanno i server per il fatto che insomma si stanno intasando. Ancora non sono riusciti a, diciamo così, a potenziarli. Che poi effettivamente con il crossplay farming ha riscosso un grandissimo successo, perché adesso con chiunque tu puoi interagire, quindi sai, bene o male non è più problemi se vuoi dare una mano a un amico, queste cose qua. Ah, quindi il metodo classico, diciamo così. Ci vuole pazienza, ci vuole. Non sei l'unico che a quanto pare c'ha sto fatto, che c'ha i server, insomma, che gli cresce continuamente. Allora qua farei un narciso giallo, vediamo un po' com'è.
potrebbe fare. Ferribus 08 sta sostenendo il canale da 3 mesi. Grazie, thanks. Qui Ferribus, grazie per il sostegno. Fatti fare, fatti annunciare. Grazie ancora, voglio per l'aiuto che stai dando al canale. Caspiterina. Qua c'è il mitico Ferribus. Grazie veramente di cuore. Questo canale è cresciuto soprattutto grazie a te. Insomma, che ci siamo fatti pubblicità a vicenda e abbiamo pure fatto conoscere i nostri canali ai nuovi amici. Stasera cosa porti di bello, Fern? Ah, sì. Ieri sera mi aveva accennato che avevi bisogno di un aiuto in farm, quindi a disposizione, caro Fernbus. Ogni promessa è debito, come si dice, come diciamo... dico sempre io, quindi figurati a disposizione. E dunque, ma tu per esempio, anche se vai alle 19, io per esempio per un'oretta tranquillamente ti posso aiutare. Quindi... E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciure fes, ha capito? E beh, chiaramente. Comunque ti ho detto, per me dalle 7 si può fare tranquillamente, alle 19 in poi, figure, no problem. Ferribus 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Grazie Ferribus, gentilissimo. Veramente ti ringrazio, ma non c'è bisogno. Va bene così, dai. È stata una cosa inaspettata. Veramente inaspettato. Ho visto che il canale tuo sta prendendo. Ferribus, quando vivi l'autobus, chi ci fa chi condiscia, l'invisa che cosa fa, perché tu sei Ferribus. Effettivamente Ferribus ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché non me lo gira? Ui, ma sta casa è proprio strana. Sabato pomeriggio e io ho la live qua. Anche io su farming, però se riesco vengo a fare un salto nella tua live, tanto più o meno l'orario l'ora è sempre questo qua l'orario, quindi considera che la programmazione a me è identica e precisa ogni settimana. Quindi diciamo che come sempre dopo le... dalle 19 in poi tranquillamente ti posso dare una mano. Ti vengo a parte che ti vengo a salutare, vengo a divertire, poi comunque ci divertiremo.
Malamente, assai assai, come si dice da queste parti. Allora, proviamo a replicare quello che abbiamo fatto giù. Non ho capito se questo è un bug o altro. Ah, faccia la miseria, cazzo, stai proprio. Il canale sta decollando. Grande Fernbus. Veramente un ottimo risultato. Ti ci metti con l'impegno tutte queste cose qua e quindi i risultati arrivano e arrivano belli copiosi. Allora, qua metterei un lilla se c'è. Grande Fenbus. Comunque ieri sera mi ha fatto morire da ridere. E quando ascolta le due live ce l'ho in sottofondo. Devo fare attenzione, soprattutto quando mi metto a fare tipo queste cose su farming che mi fai ridere. L'altro giorno ho detto ho dovuto rifare 3 volte la riga della siepe, l'ho dovuto rifare 3 volte. E poi mi devi spiegare quando, anche in privato, come fai a sgamare i famosi viaggiatori a scrocco. Quelli lì che si nascondono, che poi hanno dato anche ieri sera, che capitano molto spesso dei viaggiatori che hanno il volume molto alto delle cuffiette, eh. Ne ha beccati diversi, non solo ieri sera, ma pure le altre volte. Ci stanno sempre questi qua, pure quelli pure nella realtà ci sono queste persone, questi personaggi chiamiamoli così, che hanno questo modo di fare, però è simpatico. Ma tu c'hai la super abitudine. Comunque Fenbus, non so se hai visto, comunque qua in questo momento ci stava, c'era Kaiman, poi c'era Eliza. La super VIPs del canale, poi ci stava pure chi altro c'era, non mi sono ascoltata, ma facci figuracci. Allora c'era anche Black Dog, buonasera a tutti gli altri che non si sono fatti sentire. Comunque buonasera e siamo qui, caro Fenbus. Stiamo andando avanti con questa serie fortunata di House Flipper e come sempre oggi in onore della mitica Eliza stiamo mettendo i gattini ovunque. Visto che le piacciono i gatti, allora approfittiamo e mettiamo un po' di cose carucce che possono piacere a lei, la nostra First Lady. L'onore è nostro, cara Elisa, insomma, averti le nostre live. Qua si può anche lasciare così. No, non proprio così. Anzi, come dici, il mitico Fairbus, oh sì. No, Elisa, scusami. Il caps è più di 5 modi con il bot, non te le fa inserire, quindi è un po' così. Il bot è un poco strano. Allora, mo qua ci metto lampada alogena, ovviamente metto le mini però questa volta. Allora, la metto qui.
una Wii, una Wii e un'altra Wii. Allora questa la vendiamo perché insomma no, queste stiano, no, questa mine pom 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 pom. Allora mo Fernbus anche lui un po' con la voce, pure lui ne sta risentendo. Qua ci sta. Ok, diciamo che aspetta, qua però c'è un mobiletto, cassettiera. Allora, cassettiera bassa, deve essere bassa e stretta. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Thank you, Fernbus. Thank you, grazie per l'hosting. Ok, scusate, ma qua lo sapevo. Ah, proprio qua mi sono scordato. Vengo con gli occhi, mi spoglia. Spogliatoio. Esattamente. Mettiamo qua, scusa, mettere uno qua. Ora li mettiamo un po' così. Qua ne metterei più di uno. Vediamo un po' prima com'è. Oh, non mi piace quel punto buio qua, quindi aggiungiamone uno qua e uno qua. Ah, sembra quasi un grande hotel. Però adesso qua gli metterei un bel poster gigante. Allora, foto. Ce n'era una proprio bella. Qual era? Aspetta, dove sta? Tramonto. Eccolo qua. Oh, ecco. Allora, qua si può andare anche un po' a risparmio. Questo arancione qua non mi piace. Allora, se entro qua, ma al massimo può essere un arancione, ma non così brutto. Aia, temperatura troppo elevata del processore, anche se di questi temi qua è cosa rara. Perché se vedi che il computer si spegne troppo spesso, dopo un certo numero di minuti di utilizzo, perché forse la pasta termoconduttiva non c'è sulla CPU e quindi ti manda in protezione il sistema. Lo so perché mi è capitato di riparare un computer che aveva un processore AMD, e siccome i vecchi processori AMD scaldavano una cifra, praticamente sto computer si spegneva continuamente, andava in blocco, e quindi alla fine, poi diciamo, non avendo mai fatto
chi aveva sto computer non ci aveva mai fatto manutenzione. Il problema alla fine si era risolto con un po' di pasta termoconduttivo sulla CPU. Quindi se per esempio non sei una persona, ce l'hai da parecchio tempo su PC, pure da 3-4 anni, e non hai mai messo la pasta termoconduttiva sulla CPU, io ti consiglio di farlo almeno uno, almeno ogni paio d'anni, per essere sicuro, diciamo così, di avere pure una stabilità della macchina. Macchina, io chiamo macchine in realtà, quelle è il sistema, e quindi non ti va in blocco tutte queste cose qua. A me per esempio stamattina, mentre stavo facendo la live su Ranch, praticamente Windows ha lanciato l'installazione degli aggiornamenti e mi ha fatto rallentare il sistema in maniera abbastanza importante, però fortunatamente insomma sono riuscito a risolvere il problema. Allora, mo spostiamo l'ISA. Vedi, quando per esempio tu ti trovi in un impianto di riscaldamento di ROM a un mobile, una cosa, tu poi lo puoi sempre togliere, poi lo puoi riposizionare in un punto dove tu reputi sia più idoneo. Ti faccio un esempio, io adesso lo metterò qua perché qua non dà fastidio qua dietro. Ecco qua. Puoi anche metterlo ad esempio dietro le porte. Ad esempio l'ho messo qui perché qua comunque lascio lo spazio, quindi. Allora, mettiamo un altro baggattone, stavolta però Lisa, e Lisa metto la tigre, che è sempre un felino, non è proprio un gatto domestico, però dai, più o meno. Oh, bello pure, bello grosso, grosso, no, non ce l'ha. Più piccolo, che dice Lisa? Poi mettiamo ovviamente TV sospesa. Ecco qua. Qua sto pavimento non mi piace. Allora ti ho posticipato. Allora, qua gli cambierei il pavimento, che sto pavimento non si può proprio vedere. Come dice il napoletano, non si può proprio vedere. È vero. Allora, rivestimento, piastrelle da pavimento. No, piastrelle no, ma rivestimenti. Vediamo un po'. Moquette, mamma mia, aspetta. Pannelli. Ikea, come disse, non mi ricordo chi. Però è un po' troppo sguarnito, mi piace. Pannelli, ecco qua. Chiari, vapore francese. Pavimento per pino. Ecco
Ma infatti tu devi, ho detto, devi sbloccare le abilità. Se non sblocchi le abilità, non ti fa. Se non mi piace sto lampadario. Devi man mano sbloccare le varie abilità, perché altrimenti tante cose non ti permette di farle. Ti devi mettere con un po' di pazienza. Dorato. Dorato, dorato, dorato. Ah, ma questo si mette. Oh! Sì! M'ero completamente scordato di questi. Oh! E voilà! La scena romantica. Eh sì, bisogna mettersi un po' di tempo. Ok, allora questo, il bagno abbiamo fatto. Mo' ci restano queste altre due stanze qua. Allora, qua. Ah, io ancora devo finire qua. Allora, qua io direi di fare un bel. Liza, lo so. Hai ragione. Ci vuole pazienza. Allora, facciamo così. Lilla delicato. Anche se forse no. No. Oh, carta da parati con i fiori. Carta da parati con i fiori. Potrei metterci il letto lavanda, sì. Se mi ricordo. E soprattutto se ci va qua. Vediamo un po', dai. Iniziamo ad azzeccare qua. Oh, sta cambiando faccia. Tanti fiorellini. Bellini bellini. I ciurelli, i ciura, i ruocca le apa. Ne dice Eliza? Sembra già un vivaio qua, sta stanza, con tutti questi fiorellini. Però effettivamente rispetto a quel colore che era un blu un po' spinto. Proviamo a fare quel che si può. Comunque, Elisa, ti ho detto al compleanno tuo, devi dire babbo, mi regali il computer? Tanto là non può dir di no. Dice, questo è il mio regalo, non ti preoccupare, non ti disturbo più. Vedrai come ti dirà, vabbè, visto che così, dai, va bene. Ah, ma quindi tu. Ah, ok. Diciamo che non è nemmeno di mistichezza effettivamente. Quando è così. Ma pure se c'è un piccolo spazio su una scrivania.
Ah, ok, allora credo di aver capito. Vagamente credo di aver capito. Ah, beh. Ah, eh sì, altrimenti dovresti mettere prolunga queste cose qua. Effettivamente può risultare un pochettino più difficoltoso. Soprattutto poi se devi passare i cavi LAN, queste cose qua. Non posso stare. Ah, ok, allora ho capito, sei proprio vincolata a quella cosa lì. Allora in questo caso qua. Ti capisco, ora ho capito perché approfitti per cercare un'alternativa, diciamo così. Effettivamente Black non ha tutti i torti, eh. Ingegnosa come idea. Perché fa così? Ecco qua, mettiamo questo qua che stava giù. Allora. Allora qua è quasi quasi. Do soltanto una tinteggiata a questa stanza qua e lasciamo una stanza vuota per eventuali altri attività. Allora qua ci faccio un bel bianco e ecco qua. E quindi durante la settimana, Elisa, giustamente devi, come dire, approfittare dell'opportunità per esercitarti, ma diciamo così. E poi giustamente, diciamo, quando c'è che il tuo babbo vuole pure lui svagarsi, allora tu giustamente cedi il passo, diciamo così, per forza di cose. Ma non ti preoccupare, quando arrivi il compleanno, allora là poi dici, devi dire, per il mio compleanno vorrei un PC e una postazione. E dici, allora per il mio compleanno vorrei spostarla qua, perché almeno è il tuo compleanno, capito? Non vuol dire no. Oh, scherzi a parte, insomma è un po' particolare la situation. È simpatica perché voi tra l'altro, al di là del fatto insomma che qui su Twitch ci fate divertire un po' come se tu voi foste una coppia di comici,
poi perché siete autentici e quindi è simpatica sta cosa. Sì, poi vabbè, ovviamente questo è quello che appare, diciamo così, a noi. Poi ovviamente ci sono tante cose, magari che i rapporti fra genitori e figli sono un po' più particolari, ecco, però diciamo che risultate simpatici, ecco, da questo punto di vista. Esatto. Però poi alla fine vi volete sempre bene, questa cosa importante. È la cosa più importante, è questa qui. Diciamo uno. Si diverte, magari dice delle cose un po' strane, però alla fine poi si rimane. Nella correttezza, ecco, non è che uno fa le cose offensive, sai. Allora, qua no, vabbè, questo non deve mai accadere. Ci sono tutti questi, ci saranno anche dei momenti un po' così particolari, però sai, bisogna sempre evitare. Beh, l'importante è che, diciamo, non ci sono scontri. E allora, visto che Liza sta qua, mettiamo in che parte. Anzi, questa cosa la metto proprio a capolietta. Ok. Ah, è una cosa importante, ma al di là di tutto questo. Allora, ma andiamo a fare manutenzione al giardino. Oppola. Che sarebbe dovuta essere la prima cosa, ma oggi l'ho fatta per ultima, quindi vabbè. Quindi, noi ci facciamo un po' l'ultima parte qua. Diciamo che ci sta a discutere, che può capitare che uno non sta particolarmente tranquillo e quindi, diciamo così, no, non sono ancora andato a vedere nel gruppo, perché poi l'ultimo messaggio che ho visto l'ho intravisto, ma non è suo, ho fatto una capatina stamattina, quindi però poi non ho prestato attenzione. Però vabbè, poi me lo vado a leggere nel gruppo là. Poi dopo vado a vedere, che mi ha incuriosito. Oh, ma che le sono. Ma noi abbiamo inventato un hashtag che si chiama ETS for Eliza. Praticamente un po' sta iniziando a girare questo hashtag su Twitter, su Instagram, un altro poco pure là iniziano ad uscire. Ma a parte gli scherzi, quello è il momento in cui devi approfittare, Eliza,
Quindi quando è compleanno tu e là non può dire di no, dice guarda vorrei spostarlo qua vicino a questa parte qua, mettiamo il computer qua e così tu ti attrezzi e ti fai, ti metti in condizione di poter interagire, insomma poter essere anche un pochettino più autonomo tra virgolette nel poter interagire, quindi giocare, svagarti. L'unico che... ah ecco. E insomma può essere pure che fa finta, può essere che è un finto disinteressato o disinteressamento, quando poi in realtà alla fine e lui va a vedere quante persone utilizzano quell'hashtag. Tu dici no? Secondo me ogni tanto si va a guardare le statistiche, dice ah però questo hashtag qua ce ne sono 100, ne sono 50, poi quando arriviamo a 110.000 allora poi dopo facciamo un come si dice, una chiediamo al presidente la zappa storta di convocare un consiglio dei ministri del Zappa Storta Land e vediamo un pochettino con il presidente, esatto, no, ma proprio una discussione, chiamiamola discussione parlamentare, no? Visto che il tuo babbo è super ministro, allora il presidente della Repubblica del DAB che attualmente ecco è lui. Esatto, proprio lui è il presidentissimo. Maurizio Max ultimamente lui è il super ministro, però il super mega presidente lui lo può sempre, gli può sempre, come dire, lo può degradare a ministro semplice. Sì, è il jingle che da qualche tempo gira anche nel canale della Zappa Storta che ho fatto io. Non so se la voce più o meno si sa. Ho degradato. Magari lo può sempre mettere in qualche altro posto. Cioè, gli cambia il ruolo. Da super lo fa diventare semplice. No, è Maurizio Max. Io parlavo della zappa che lo diciamo così in maniera molto divertente, lo definisco il super, il presidentissimo, no? E allora praticamente con lui diciamo ci divertiamo molto spesso e quindi il papà della Eliza è il Maurizio Max, lui c'è e poi dice oh yes, oh yes. Allora qua io però il tempo è tiranno, quindi mettiamo una bella, eccolo qua, vorrei metterlo in un punto dove si vede, ma allora quasi quasi affittiamo una bella scala e pondici, ecco qua, imbalcatura, wunderbar, wunderbar. Allora, visto che ci troviamo, io qua farei una bella
verniciata. Se non me lo fa mettere qua, mettiamo good vibes, almeno questo. Allora, mo mettiamo la fontana qua. Una bella fontanella qua, good vibes. Qua mettiamo dei bei spuglietti di rosa qua. Aiuola? No. Mettiamo questi qua. Ok, dai, abbiamo quasi terminato questa lunga live e approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa lives, come dice il mitico Macho Kings. Mettiamo un po' di rose, rosse per te. Ho comprato stasera, fammi vedere se ci va la piscina qua dietro. Anzi, che c'è di nuovo? Mind proprio se tutto è muto. Via! Piscina, vai! Ci mettiamo una bella piscina così. Black dog, pisci. No, ecco qua. Ci mettiamo questa qua. Aspetta. Metti la piscina, questi qua, e là, si è visto? Qua per mettere la piscina c'è un tizio che arriva con la pala a mano, scava e piazza la piscina. Invece nella vita reale ci vuole la scavatrice qua. aspetta, ora la mettiamo. e ora la andiamo a mettere. Quella c'è. Mi sono scordato di fare una cosa però, mi sono scordato di dipingere una stanza. E infatti, mannaggia, ma mi scordavo. Ecco qua. Avrei lasciato una stanza così, almeno, più o meno. Se vuoi scavare per mettere la piscina con la pala là, ci impieghi un mese per tirare giù tutta quel terreno. Invece qua tutto è possibile. Una volta che sblocchi tutte le abilità, poi dopo diventa tutto più semplice. Abbiamo ripristinato più o meno lo stato delle cose. Qua però ci manca un pezzo di parquet. Parquet. Qua quasi quasi cambia il parquet, parquet. Pannelli, perché
di piscina, eh sì, però se c'hai tre patate qua, tre cipolle. Sei così veloce. E allora mettiamo in vendita e vediamo un po' quando riusciamo a recuperare. Metti casa all'asta. Vediamo se riusciamo a recuperare un extra. Vediamo 8.000. Ok, dai. Diciamo che ci sarebbe voluto anche molto, ma molto più tempo per andare avanti a farle in maniera corretta. E allora approfitto, ora vi faccio vedere. Ovviamente, beh, molto minimal, anche perché io qua non ci sto mai, quindi praticamente ho lasciato la scrivania e la sedia di quando ho iniziato il gioco. Boh, allora approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi avete sopportato e supportato in questa lunga live, direi. Approfitto per ringraziare la mitica Eliza Super Vips del canale. Ringrazio il Black Dog, ringrazio Fanbus per il raid e per l'abbonamento al canale. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa lunga diretta, ma ringrazio soprattutto tutti quanti voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch e naturalmente a tutti quanti voi che avete guardato questo video su YouTube. Nella descrizione del video naturalmente troverete tutti i link, diversi link, fra cui quello per acquistare giochi multipiattaforma scontati fino al 70% e ovviamente i link dei miei canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle 12, quindi praticamente potrete guardare questo video in registrazione la mattina del primo giorno dell'anno. E allora, per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, naturalmente, vi prego di non lasciare il canale, prosegue la programmazione. Adesso mi faccio il mio solito lungo giro multilingua dei ringraziamenti. E poi ci congederemo con il saluto benaugurante in napoletano. E allora, grazie ancora a tutti quanti, restate sintonizzati e ovviamente se vi va, ecco, farò un raid a termine della live. Quindi se vi va di restare insomma, per questa raid. E allora, grazie ancora a tutti, adesso mi inizio a fare in breve il giro di saluti. Ciao!
And so, thank you so much everyone, thank you everyone for watching this video, and thank you for watching this live streaming till the end. Our appointment with the House Flipper is for next week on Tuesday. If you are interested to buy this game or other games multi-platform with a low price up -70%, you will find the link in the video description here on Twitch, and naturally you can find it on YouTube, and you will find other four links that are my social media channels: YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. So if you can watch this video on YouTube on Saturday, and you will find all the links on YouTube too. If you are watching this live streaming, if you are watching this video on rerun, please don't leave the channel. You can watch the continuation of the programmation of the channel. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup à tous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. Naturellement, merci beaucoup à vous pour avoir regardé cette direct jusqu'à la fin. Et naturellement, merci à vous que vous avez regardé cette vidéo en réplique ici sur Twitch et sur YouTube. Si vous êtes intéressé, achetez ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à -70%. Vous allez trouver dans la description du vidéo les liens pour la site internet. Naturellement, le jeu se multiplateforme. Et puis vous allez trouver naturellement autres 4 liens que sont mes canaux YouTube, mes canaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal. Ça, la programmation du canal va continuer. Merci beaucoup. Et naturellement, vous pouvez regarder ce vidéo en réplique sur mon canal YouTube samedi à midi. Voilà, merci. Et alors, voyou. Si m'arrivate a fine questa lunga live, ringrazio Elisa, ringrazio Fernbus per sostegno, ringrazio ovviamente a Ludovico Sartigna che è trasuto, a il Black Dog e a tutti voi che mi avete fatto compagnia naturalmente durante questa diretta. Se siete interessati a questi yoga, guardi yoga scontato fino al 70%, da descrizione dei video, si che coppa Twitch, che coppa YouTube, trovate i link, o link, e so yoga multipiattaforma, quindi non solo computer, ma pure PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. E poi ovviamente trovate 4 link che sono i canali social miei: YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica che coppa Twitch, non lasciate un canale, perché quando fornisce questo video continua la programmazione del canale. Mentre invece per voi che state guardando questo video in diretta, vi prego gentilmente di rimanere in due canale, che faccio un raid a un amico, e così poi se vi va ovviamente ci andrete in me per qualche secondo, per qualche minuto, e poi e poi insomma ognuno se fa quel che può fare. E allora approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi. Thank you so much everyone, merci beaucoup. Allora, un po' di pazienza, adesso prepariamo il raid per il canale dell'amico Andrea. Ecco qua, un po' di pazienza. Io come sempre vi ringrazio ancora un'altra volta per avermi tenuto compagnia. Speriamo che stia in... vediamo un po', almeno che è staccato Andrea. Eccolo qua, perfetto. Grazie ovviamente.
L'amico Andrea porta in live in questo momento, sta portando Euro Truck Simulator 2. E come sempre, se vi va, ecco, se il suo contenuto vi piace, vi invito come sempre a seguirlo. Jason, carissimo, scusami se non ti ho risposto adesso, mo' ti faccio anche l'annuncio. E allora, grazie ancora a tutti quanti. Jason, carissimo, è un onore averti in live. Mi dispiace che sei arrivato all'ultimo momento. Comunque, per chi è, come dire, è appassionato di farming, anche se il canale di Jason sta per chiudere, ecco, però andatelo a seguire, che tante volte uno può tornare sempre indietro sui propri passi. E allora, ancora una volta, grazie mille a tutti. E ci vediamo alla prossima. State buoni. Ciao a tutti.